ragazzi, oggi voglio parlarvi di Chia, ok? La Chia, che questa, cioè, a volte vediamo che le persone mangiano, no, bacri goji, la Chia, semi di lino, e poi non si capisce perché lo dovresti mangiare, no? Tutti, ah, la Chia, pazzesco, dobbiamo mangiare la Chia, ma io sono sempre lì a chiedere, ma perché? Andiamo a scoprire il perché. Allora, la Chia, ok? La Chia è 100 grammi di Chia, ti dà tantissima roba, anche se non dovresti esagerare, non devi mangiare 100 grammi di chia al giorno, bastano anche 2-3 cucchiai di chia al giorno, però è ricco di omega 3, fibre e proteine. Ok, queste tre cose in linea di apparizione sono estremamente importanti per il vostro benessere, perché innanzitutto proteine noi sappiamo è importante, specialmente per chi è vegano o vegetariano, che non ama mangiare le carni, ok, di alcun tipo. Allora, già prendere proteine vegetali dall'altra parte, ovviamente devono essere mischiati perché non sono proteine nobili, però un po' da qua, un po' da là mi aiuta a completare il mio quadro, ok, di proteine durante l'arco della giornata. E questa, la nostra chia ha, leggiamo insieme, 23 grammi per 100. Vuol dire ricco di proteine da una parte. L'altra cosa ha fibre, ok? Le fibre qui, rilegge, 32 grammi di fibre per 100 grammi. Now, fibre è una cosa che per me è fondamentale, perché ritorniamo a che cosa serve la fibra. La fibra serve per farvi sentire più sazi. La fibra aiuta a rallentare l'assorbimento dei nutrimenti, ok? Specialmente lo zucchero, cioè aiuta a ridurre i picchi glicemici, ok? E questo è molto importante per non avere troppo insulina nel corpo, perché quando abbiamo un picco insulinico due cose accadono. Uno, depositiamo più grasso, perché la glucagone non riesce a essere prodotto dal fegato, ci fa proprio depositare più grasso da una parte, e troppo insulina ci dà un calo glicemico, così passiamo da essere a palatoni a essere super spossati, no? Si sente quella spossatezza, dice, non riesco neanche a alzarmi dal divano perché hai un calo glicemico. Così le fibre ci aiutano proprio l'assorbimento o rallentare l'assorbimento dello zucchero, ok? Ma la cosa più importante delle fibre è nutrimento per la tua microbioma, ok? Noi non assorbiamo le fibre, non assorbiamo le fibre, le passiamo le fibre, così ci aiuta anche a essere più, diciamo, regolare in bagno. Per tutte le mie amiche che sono stitiche, perché sono tanti di voi che siete stitiche, così le fibre ci aiuta anche a assorbire più liquido, perché le fibre assorbono il liquido e aiutano proprio a migliorare il transito intestinale, ok? Non usare altre parole. E l'altra cosa è che le fibre nutrono la microbiota nel colon. Tutte queste fibre, quando arrivano, ecco perché dico di mangiare tanta verdura, perché verdura è ricco di fibra, di inulina, è che loro, è proprio loro nutrimento. E una flora batterica sana, una flora batterica positiva nel nostro microbioma è il segreto di tanta roba: metabolismo migliore, concentrazione migliore, riduzione delle allergie, riduzione del rischio di celiaco. Per le persone che sono celiaci, comunque, riduzione delle problemi legato a una microbiota che è malsano, cioè intolleranza al latte, intolleranza al glutine, sensibilizzazione delle glutine, ecco, celiachia arriva da questo. E così, questo piccolo seme di chia ha tutto questo dentro. L'unica cosa che vi consiglio, e non solo, aspetta, ti faccio vedere, andiamo a vedere insieme come possiamo usare la chia in cucina, ok? Proprio insieme, perché c'è un modo molto interessante di utilizzare la chia, in questo caso la chia bianca. Andiamo a vedere.
così la Kia, hai visto, quando sta in contatto con l'acqua si gonfia e diventa gelatinosa. Quella gelatinosità e le fibre, ok? Le fibre solubili e insolubili, quelle che nutriranno il nostro microbioma e non solo, portando con sé, perché la chia è ricca di proteine per aiutarci con queste proteine e poi omega 3. Voi sapete che sono pazze delle omega 3. Perché sono pazze delle omega 3? Perché l'omega 3 ci aiuta il sistema cardiovascolare, aiuta il cervello, ok? Aiuta il cervello a non invecchiarsi. Insomma, alla fine, là fuori nella natura c'è tutto quello che ci serve per mantenerci in salute, per aiutarci a rallentare il processo di invecchiamento, per darci concentrazione, per darci energia, per darci tutto quello che serve per vivere al meglio, ok? Così, Foodspring è la mia nuova passione perché ci sto veramente provando tanto dei loro prodotti. Se volete provare i loro prodotti organici di altissima qualità a prezzi secondo me giusti, perché sono proprio sono prezzi giusti per quelle che ci offrono, potete andare sul loro sito foodspring.it con una cosa importante, lo sconto, ok? Qua sotto, vedete, metterò proprio il codice sconto, così potete anche voi cominciare a nutrirvi. Non pensare a mangiare, pensate a nutrizione, nutrire tutte le tue cellule, innamoratevi del vostro corpo e vedrete più salute. Un bacio dalla Jill, non dimenticate di cliccare like, di condividere questo video se ti è piaciuto e di trattarvi con rispetto, ragazzi, perché il corpo è la macchina dell'anima e ti accompagna dal primo giorno all'ultimo secondo su questo pianeta, e se tu lo tratti con rispetto lui ti farà vivere una vita figatosa, ok? Alla prossima, un bacio dalla Jill.